Ciao ragazzi, eccoci tornati alle mie lezioni. Allora, oggi torno sull'argomento prettamente tecnico, tecnica, e vado a rispondere a una domanda che mi ha fatto Silvia, che saluto e ringrazio, la quale mi chiede per chi è all'inizio, se ci sono gli esercizi indicati per chi come lei ha problemi a suonare con il dito anulare e ancora di più col dito mignolo. Quindi, ad esempio, faccio una scala. Problemi quando deve suonare appunto le note con queste due dita. Allora, io personalmente questo problema non l'ho mai. Ricordo anche quando iniziai a suonare basso. Tanti altri ragazzi che conoscevo avevano questo problema. Fortunatamente ne avevo altri, tanti altri, però credo sia anche proprio una. Credo, premessa. Credo sia proprio anche questione di costituzione, insomma, conformazione, diciamo così, della nostra mano. C'è chi parte magari un pochino avvantaggiato, chi ha le dita un po' più forti. Io penso possa dipendere anche da questo. Ovviamente anche chi magari ha le dita un po' più piccole, la mano un po' più stretta, più non è che non possono migliorare la loro tecnica, non possono arrivare allo stesso livello di chi invece ha una mano larga così. Le dita grosse così, eccetera, eccetera. Basta dedicarci appunto un po' di. Si sente? Sì, prova, sa. Un po' di studio, qualche minuto in più di studio al giorno, e piano piano vedrete che non ci sarà alcuna differenza da suonare il mignolo col mignolo o con l'indice. Mi sono venuti in mente alcuni esercizi che vi propongo, che possono sicuramente, diciamo, darci una spinta a allenare, appunto, queste due dita, come se, avessimo, quattro braccia, dobbiamo fare, i pesi, con le prime due tiriamo su 100 kg. Con le ultime due teniamo su 20 kg. Quindi mettiamo un attimo da parte queste due, lavoriamo sulle ultime due in modo che la cosa si possa raggiungere lo stesso risultato anche con le altre due braccia, quindi anche con le altre due dita. Facciamo così. Ovviamente non si può suonare. Concentrarsi esclusivamente su un dito e gli altri toglierli dalla tastiera, assolutamente. Bisogna tenerli, anzi, come sempre, ben ancorati alla tastiera e mai lontani, mai fare questo. Quindi, come avevamo visto qualche lezione fa, dita più vicine possibili alla tastiera. Però si può suonare le note, ad esempio, utilizzando solo anulare e mignolo. Le scale cromatiche, insomma, sono sempre l'esercizio migliore. Si può fare anche con scale, arpeggi, eccetera. Però oggi vi faccio vedere, visto che tanto si parla di tecnica, è inutile in questo caso cercare per forza di fare qualcosa in musicale. Va benissimo anche le scale cromatiche. Un esercizio può essere questo. Allora, partiamo ad esempio dal Mi sul dodicesimo tasto, quindi la corda di Mi appunto. Salire con il mignolo, cioè praticamente andare nella corda di La, nella corda di Re, nella corda di Sol, e poi con l'anulare vado sull'undicesimo e scendo, faccio la stessa cosa però con l'anulare. Tenendo le altre dita, vedete, vicine comunque alla tastiera.
Quindi. No, scusate. Quindi mi muovo sempre di un tasto. Altrimenti si può concentrarsi solo su un dito, facciamo il minimo. Oppure mignolo anulare però facendo due note per corda, quindi. Oppure al contrario. Cercate di tenere sempre l'avambraccio e il polso più rilassati possibile, che questo inizia a essere un esercizio un po' più impegnativo. Quindi se siete, diciamo, intesi in tirare, vi fate male. Se invece andate anche lentamente, però rilassati, oppure si può fare tre note per corna. Mignolo anulare anulare. Anche qui anch'io che suono da 20 anni sento un po' di dolorini, quindi mi rilasso e riparto. Vuol dire che ero in tensione. Oppure, vediamo. Mignolo, anulare, mignolo, mignolo. Il dodicesimo, decimo, undicesimo, dodicesimo. Crescendo. Dopodiché, quando avete fatto 7-8 anni di questi esercizi, quindi le luci vanno e vengono, che è successo? Va bene, si fa senza. Quando sentite che iniziate ad avere una certa padronanza anche di queste due dita, appunto, iniziate a lavorare appunto su scale, arpeggi, eccetera, facendo attenzione a suonare in modo corretto, con le diteggiature corrette, quindi a inserire appunto anche queste due dita, quindi non fare. Faccio un esempio, do l'arpeggio di Do maggiore, non fare questo, ma è impensabile suonare con tre dita o con due dita. Talmente abituato ad usarne 4 che non mi viene proprio, non mi viene spontaneo di suonare senza il mignolo. E ecco, una difficoltà magari che ho avuto quando sono passato sul fretless col mignolo, magari alcune tecniche, alcune cose faticavo a farne, quindi mi sono messo lì, ad esempio, i vibrati. All'inizio facevo più fatica, poi piano piano, come tutte le cose, mi sono allenato, mi sono esercitato. Può essere anche il caso, ad esempio, dei legati, appunto.
farli così con indice medio può essere più semplice e meno faticoso farli con annulare e meno, quindi si può lavorare anche su legati, appunto. Quindi do e diciamo l'attacco sulla prima nota e leggo la seconda. Farò una lezione sul legato. Più idee vi vengono in mente, meglio è. Quindi esercizi, prendete spunto, ma createne i vostri, come dico sempre, che è la cosa migliore. Restarci a ore perché mi vengono in mente piano piano mentre faccio la lezione, quindi anche andare di traverso, diciamo così, solo col vignolo. Però mi fermo qui, che altrimenti le mie lezioni diventano papiri giganti e noiose. Invece voglio continuare a essere seguito da voi che mi seguite. Vi chiedo solo una gentilezza, se mi aiutate nel mio piccolo a crescere un pochino, magari condividendo qualche lezione che trovate più interessante, mi farebbe molto molto piacere perché comunque è bello, a me va benissimo anche farle per 5-6 persone, però più siamo ovviamente meglio è. Quindi se mi fate questa cortesia, è l'unica cosa che chiedo a chi mi segue, o anche rimandarli al mio sito dove si trovano centinaia di lezioni, basi gratuite, trascrizioni di tutto. Chiedo solo un pochino di pubblicità, diciamo così, oppure se semplicemente apprezzate, mettete un pollicino, fa sempre bene all'umore. Vi auguro una buona serata e poi ci vediamo alla prossima lezione.